Calata dei neri.
anche troppo, mi pare, ma bene così. È una serata, penso, bellissima. È una cosa che abbiamo bisogno adesso, sì. E ragazzi, voglio ringraziare innanzitutto le donne Santubaldari che hanno preparato tutta questa serata, perché ecco, io ho fatto poco niente, vorrei ringraziare Ubaldo che mi sta sempre accanto, è una persona molto positiva. Ringrazio anche Mauro Pierotti, anche Mauro Venezia Novema, e ringrazio soprattutto il quartiere di San Martino, che è l'anima di questa brocca, la forza di questa brocca è l'anima di questa brocca. Il ringraziamento più grande è per il quartiere San Martino. Grazie. Cercheremo di fare il meglio possibile. Forza Santubaldo! Alessandro, consegna la prova.
è indicata la Miss che ha riportato più consensi. Miss Sanju Bandara, anno 2023, Carolina Cernicchi. Veramente la parola esatta e giusta questa sera era finalmente. Gli Eugubini si sono riappropriati della propria festa. Nell'anno 2022 abbiamo celebrato la festa senza alcuna limitazione, senza alcuna modifica, però ci è mancata tutta la parte relativa all'avvicinamento, quindi i veglioni, la canonizzazione e tutti gli altri appuntamenti che ci portano al 15 maggio. Il clima questa sera è stato eccezionale, veramente c'era da parte di tutti i partecipanti al veglione la voglia di festeggiare, di stare insieme a Corrado, quindi una splendida serata. E che serata è questa per Corrado Fumanti? Per me è una serata, diciamo, particolare, no? Perché ecco, è una gioia immensa poter rappresentare i Ceraioli di Sant'Ubaldo come primo capo 10. La serata è bellissima. Stasera io non sono stato mai propenso di parlare molto del Cero nella serata del veglione, però è bello l'abbraccio della gente, non mi stancherò mai di ringraziare. E anche la vicinanza del presidente, di consiglieri. C'è un bel clima nel nostro Cero, vedo, e va proseguito, mantenuto e anche accresciuto. Il quartiere di San Martino, questa brocca non è la mia, è del quartiere di San Martino, ecco, ve la faccio vedere. È del quartiere, è l'anima di questa brocca, è stata la forza di questa brocca. È doveroso ringraziare tanti amici che sono stati vicino. Questa serata cosa segna, presidente? Ma direi è il primo approccio al prossimo 15 maggio. Vicina è l'anniversario delle celebrazioni della canonizzazione e già i Sant'Ubaldari sono in fermento per la preparazione del concerto in onore di Sant'Ubaldo che verrà eseguito presso la Basilica il prossimo 3 marzo, quindi
siamo tutti proiettati verso il prossimo 15 maggio. Corrado, un ceraiolo tosto e sanguigno che ha tutto il cero con sé, e quindi io ritengo che farà un'ottima corsa. Ultima battuta, Corrado, se pensi oggi a quello che sarà il 15 maggio, primo pensiero che ti viene in mente? Il 15 maggio, come sempre per un egubino, è la giornata più bella. Stanno per me è una cosa ancora più particolare, perché ho molte responsabilità che voglio anche prendermi, e quindi per me sarà l'anno ancora più intenso, perché no? E come sempre per me il 15 maggio è il giorno più bello di tutto l'anno. Come sarà fare quella calata? Come sarà fare quella calata che hai fatto tanti anni sotto le stanghe? Sarà diverso, ero abituato a farla da punta, ma proveremo a venire giù in mezzo. Di sicuro abbiamo una bella muta, e quindi... Yeah.
promessa c'è l'alba.
Sant'Ubaldari, oggi festa grande per la famiglia dei Ceraioli di San Giorgio, bellissima serata, ma ci facciamo proprio dire i commenti di come sta andando questa bella serata dal presidente della famiglia dei Ceraioli di San Giorgio, Patrick Salciarini. Una serata molto bella, ben organizzata, un gruppo di lavoro che ha visto impegnati tante donne sangiorgiane, tanti volontari, perché tanto dietro questi eventi c'è sempre un'organizzazione, c'è tanto volontariato e tanta gente che vuole fare. La serata è meravigliosa, abbiamo e stiamo respirando un'aria ceraiola, bella, ne avevamo veramente bisogno, poi ne parlavamo anche prima con il Capo 10, siamo veramente contenti vedendo quanta gioventù, perché loro sono il futuro di questa festa, quindi è importante stargli vicino, è importante che certe anche tappe di avvicinamento le vivano insieme a quelli più grandi per avere anche il giusto approccio, mai le esagerazioni ma sempre una goliardica allegria, anche perché adesso siamo in un clima carnevalesco e è giusto che sia così. Siamo molto contenti, molto soddisfatti e viva San Giorgio! Prima presidente diceva sono stati anni difficili, però soprattutto questa sera cerchiamo di recuperare quello che di buono siamo riusciti a ritrovare. Sì, abbiamo passato degli anni di difficoltà, una grande difficoltà, abbiamo toccato il fondo sotto tanti punti di vista, il popolo eugubino ha sofferto, ma allo stesso tempo con orgoglio e con serietà è risorto, si è rialzato. E quando prima dicevo abbiamo vissuto una festa dei ceri meravigliosa nella semplicità, era proprio rivivere quelle feste dei ceri di 20-30 anni fa. Quindi sono dei valori importanti, bisogna mantenere un equilibrio e soprattutto una linea che non sia mai esagerata, una linea vera, quella ceraiola. E io sono molto fiducioso su questo e vedo un bel clima. E la cosa mi dà speranza per un futuro sempre migliore. Grazie, grazie al presidente Patrick Salciarini, ma ora diamo la parola al capo 10 del Cero di San Giorgio per il prossimo 15 maggio. Euro Bellucci, quali sono le emozioni di questa serata? È una serata memorabile veramente. Patrick è una persona eccezionale, si è impegnato tantissimo e si vede il risultato del veglione di quello che è successo. C'è voglia di divertirsi, c'è voglia di cero. C'è voglia di stare insieme, questo è palese. Che dire, per me è una soddisfazione immensa, quindi io godo di questa festa, la vivo come dice Patrick, viva San Giorgio, basta, non dico altro. Comunque veramente una serata eccezionale, eccezionale. Grazie. A chi va il pensiero questa sera, anche pensando a quanto hai detto un mese fa quasi per l'elezione dell'8 gennaio? C'ho tanti amici qui, che non ci sono più purtroppo. Il pensiero più grande sono sempre i soliti, i miei amici cari, Roby del Casaletto e Vittorio Cacciamani, figure che io ci sono cresciuto, che probabilmente avrei condiviso sta brocca insieme. Oggi è questo, la vita va avanti, i ceri ci insegnano ad andare sempre avanti, la pandemia ci ha insegnato che dobbiamo andare avanti, ne siamo venuti fuori, quest'anno faremo una grande festa. Certo, il primo pensiero potrebbe essere, è solo per queste persone. In rappresentanza delle donne sangiorgiane, Beatrice Vergari, facciamogli un applauso. Quanto mi mancava questo microfono. Allora, innanzitutto vi faccio un ringraziamento per l'esuberanza, l'eleganza che avete dimostrato voi tutti i partecipanti. Avvicinati a me.
avanti, avanti, un applauso alla Miss al Capo 10 che vedremo sfilare il 15 maggio. Non sospirare, non sospirare, non sospirare,
ritorno ti porto un fiore, viva l'amore, quando ritorno ti porto una rosa. Forza il suo amico sul monte San Diego.
siamo ancora nell'ospitale struttura del Parco della Cappuccini, l'avete capito, per vivere insieme una serata di allegria e come sempre con orgoglio e con passione, viva Sant'Antonio! Cerchiamo di rispettare la scaletta andando velocissimamente, ho messo i superlativi perché l'ultimo veglione ne so un po' pappinato e quindi mi devo rifare. Stanno, è davvero l'ultimo anno che lo faccio, quindi qualche volontario si può presentare tranquillamente. Saluto Alberto Capannelli alias Caramellone che torna dopo il 17 gennaio con il microfono in mano e anche dopo una leggera pausa di riflessione sui grandi misteri della vita. Un saluto e ringraziamento anche ai coreografi con il team manager Alessandro Campanella. Bando alle ciance, che sarebbe a dire venivo subito al dunque, la presente serata è sotto la sua responsabilità e quindi vedevo l'ora di continuare a divertirci, a ballare con balli chiaramente sfrenati insieme a Fausto e agli altri, dicevamo sotto la responsabilità del nostro caro e tanto amato presidentissimo della famiglia dei Sant'Antoniari, Alfredo Minelli, per tutti noi Freddi. Ancora qua. È ancora lui l'artefice del più grande spettacolo del nostro weekend, il sottofondo musicale puramente casuale. E io sono ancora qua. E anche lui è ancora qua e allora cedo, buonasera Alfredo, il microfono è tutto tuo. Ciao Alfredo. Buonasera a tutti, vi porto il mio saluto ma soprattutto il saluto del consiglio della famiglia dei Sant'Antoniani. Questa serata, come ha detto Baldo, ci ritroviamo finalmente qui, abbiamo ricominciato il nostro percorso, noi lo abbiamo già fatto il 17 gennaio, vi auguriamo di potervi divertire con la solita allegria sant'antoniana fino all'alba e quindi viva Sant'Antonio! A seguito delle votazioni del mese scorso da parte dei ceraioli di Sant'Antonio, do lettura del presente verbale. È la sera del 13 gennaio 2023, nella taverna di Palazzo Fonti si procede alla ratifica della nomina elettiva a primo capodieci per la manicchia interna. Visto l'attaccamento al cielo e la lunga militanza sotto le stanghe, considerato il carisma, la calorata passione, l'amicizia, l'entusiasmo che ha saputo maturare tra le schiere sant'antoniane, tenuto conto dei valori che gli riconoscono, quali la devozione al patrono, il ricordo dei ceraioli del passato, il rispetto dei ceraioli più anziani, l'avversione agli esagerati personalismi e protagonismi, tutti insegnamenti avuti da Babbo Renato e dal nostro Marcello, il Senato, che con i Sant'Antoniani gli sarà vicino in ogni momento della festa, in ogni attimo della corsa, consegna a lui la brocca quale simbolo del traguardo raggiunto e in seduta plenaria all'unanimità proclama primo capo 10 del glorioso cielo di Sant'Antonio per il travolgente 15 maggio 2023 il ceraiolo Riccardo Martini.
tornata la festa al Parco Hotel ai Cappuccini anche per la famiglia dei Sant'Antoniari. Presidente Alfredo Minelli, ci eravamo lasciati più di 2 anni fa ormai, con l'ultimo veglione, anche 3 anni fa, con l'ultimo veglione poco dopo il lockdown. Che significa tornare questa sera qua? I biglietti sono andati esauriti nel giro di pochissimo tempo. In effetti c'era voglia di restare insieme, anche se noi l'abbiamo già fatto il 17 di gennaio, perché abbiamo ripreso il percorso che purtroppo 3 anni fa avevamo dovuto interrompere, e questo è un altro passaggio di avvicinamento alla festa dei Ceri. Il veglione per noi, anzi il Gran Ballo dei Sant'Antoniari per noi, rappresenta sempre qualcosa di speciale, ci teniamo molto, lo curiamo molto, perché ci piace presentarci in una maniera particolare. Crediamo che anche quest'anno di esserci riusciti, soprattutto anche per il nostro Capodieci che siamo riusciti a festeggiare nel miglior modo possibile, e credo che l'allegria e soprattutto, come hai detto te, la voglia di stare insieme era così tanta che purtroppo anche tante persone non sono potute venire, ma questo non dipende da noi, dipende anche dalle norme che ci sono, e speriamo che anche per il prossimo anno la cosa si possa ripetere, ma soprattutto speriamo di avvicinarsi al 15 maggio con questo entusiasmo che cerchiamo di trasmettere il più possibile al nostro Capodieci. Un'ultima battuta, stasera pieno di giovani. Per loro cosa diciamo? Ma i giovani servono, e ci mancherebbe che mancassero i giovani. I giovani hanno tutto per noi, per la festa, perché con loro riusciamo a capire che quello che abbiamo seminato in passato sta portando i suoi frutti, e speriamo che questo ci dia l'aiuto perché la festa di Ceri rimanga sempre la festa di Ceri, così bella, secolare e con i suoi valori. Diamo allora la parola adesso a davvero il Capodieci del prossimo 15 maggio 2023, Riccardo Martiri, che è stato accolto veramente con un entusiasmo senza uguali. Quali sono le emozioni di questa serata? Le emozioni sono tante, come si può capire dalla voce. Definire l'emozione è riduttivo, è una cosa che è più grande dell'emozione, condivisa con gli amici, sento tanto affetto da parte dei Sant'Antoniari, ma anche degli amici in generale, degli altri Ceri, è una cosa forte, bella. Poco più di un mese fa l'elezione, e se ripensi invece a quel giorno, che ti viene in mente? Quel giorno è stato una bella prova per le coronarie, però ormai guardiamo avanti e c'è da preparare la corsa, che è la cosa più importante. Sono sicuro che con l'aiuto dei Ceraioli e l'impegno di tutti riusciremo a fare una bella corsa. Guardando al 15 maggio però hai anche qualche preoccupazione? Guardando al 15 maggio non c'ho preoccupazione, ce l'ho per le cose prima, perché fanno meno parte di quello che è il carattere mio, però per il 15 maggio siamo pronti. Un pensiero particolare ti viene in mente magari per chi questa sera non è qui, lo dicevi quando sei stato eletto? Sì, quello, ognuno di noi c'ha qualcuno che fisicamente non è presente, però c'è. Sono tutti con me. Siamo arrivati al momento della proclamazione della Sant'Antoniara 2023, che affiancherà il primo Capodieci alla sfilata del prossimo 15 maggio. Tanta è la curiosità, e quindi veniamo al dunque, e quindi alla vincitrice. Intanto saluto ancora con piacere il presidente Alfredo Minelli, il nostro Alberto, Capodieci Riccardo, composta dalle massime autorità presenti, il comitato qui riunito, unitamente anche al televoto e quindi alla giuria demoscopica, ha così deciso. Dopo attenta analisi e verifica delle chiare attitudini goliardi
nazionale, ai valori e alle tradizioni, nonché ad una gioiosità espressa dalla vivacità ceraiola, Sant'Antoniana 2023, Anna Maria Angeletti. Bum 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 bum.